Jump Day è un evento che ripetiamo ogni anno acquista sempre un valore molto più alto, sia per una questione di numeri ma anche perché ci teniamo molto a fare questa festa che raccoglie sia i bambini centri estivi di Fano ma anche di fuori Fano. Era presente anche il sindaco e l'assessore Bargnini? Sì, come tutti gli anni è stato presente il sindaco e quest'anno per la prima volta anche l'assessore ai servizi sociali, quindi ci fa molto piacere. In quanti erano in totale i bambini? Erano 550 bambini più tutti gli educatori, aiutanti, eccetera, tutto lo staff. Abbiamo fatto prima dell'attività in campo, poi ci sono state le premiazioni, le foto di rito e tutto il resto. Erano presenti molti bimbi dei centri fuori Fano, provenienti in particolare da Marotta, Senigallia, Monteforte e San Costanzo, circa 130 sul totale dei 550. Quali attività vengono svolte all'interno di questi centri? Allora, naturalmente tutte le attività sportive, sia le più conosciute che quelle meno, intervallate da dei laboratori artistici, delle uscite, piscina, mare, maneggio, quindi delle gite per i bimbi. E giornate molto belle per i bambini sono quelle in cui incontrano dei campioni sportivi. È venuta Elisa Cella, pallavolista, che ha giocato e spiegato ai bambini la sua esperienza di vita e di sport. L'estate è ancora lunga, per cui c'è ancora tempo per divertirsi. Assolutamente sì.